Nel terzo video della presentazione di ACM vogliamo illustrarvi il ruolo della curva di capacità della parete, perché appunto questo è il punto chiave della verifica di sicurezza dell'intervento locale. Quindi siamo dentro appunto alla finestra parete, ricordiamo brevemente, vediamo questa è la finestra progetto da cui siamo partiti, la finestra cerchiature dove abbiamo analizzato l'unica in questo caso presente cerchiatura, poi abbiamo aperto la finestra pareti e qui abbiamo esplorato i diversi dati. Ma vediamo ora meglio i risultati e soprattutto li esamineremo dal punto di vista della curva di capacità. Ora, un primo cenno riguarda la statica dove i parametri sono di evidente significato. Si tratta cioè di verificare se la tensione alla base è contenuta dentro i limiti accettabili, dove FD appunto è la resistenza di progetto. Non è necessario dilungarsi oltre, vediamo invece i coefficienti di sicurezza. Questo è il quadro fondamentale per accertarsi che la verifica di riparazione locale sia soddisfatta. Il confronto riguarda la rigidezza allo stato attuale e allo stato di progetto, non deve superare il limite dell'intervallo compreso e specificato in questo caso nei criteri di calcolo. Poi abbiamo la forza ultima che viene confrontata anche questa fra stato attuale e stato di progetto, non deve peggiorare, quindi si deve avere essenzialmente allo stato di progetto una resistenza maggiore dello stato attuale. La capacità di spostamento analogamente deve essere non inferiore, e poi un ulteriore coefficiente riguarda l'energia dissipata legata all'area sottesa dal diagramma della curva di capacità. In questo caso l'intervento può essere qualificato come riparazione locale. Vediamo che vi sono diverse situazioni in cui la riparazione locale potrebbe non essere altrettanto vera. Per esempio, se noi mettiamo intonaco armato, magari anche in questo caso con uno spessore 30 centimetri, di 30 mm, scusate, non sul maschio 2 dello stato di progetto, automaticamente la rigidezza aumenta in modo tale da uscire fuori da questo parametro. Per cui vediamo che in questo caso si hanno alcune considerazioni aggiuntive relativamente al fatto che l'intervento, leggiamolo insieme, non può essere qualificato come riparazione locale a causa della rigidezza che cambia significativamente. Poiché allo stato di progetto resistenza e capacità di deformazione non peggiorano rispetto allo stato attuale, l'intervento può però essere qualificato come miglioramento, a patto che però il solaio che si imposti sulla parete non sia rigido, perché se siamo in presenza di un solaio rigido, il cambiamento di rigidezza significativo richiede comunque un'analisi globale a causa della redistribuzione delle azioni. E che la PGA, cioè l'accelerazione sostenibile o la capacità in termini di accelerazione allo stato di limite ultimo per lo stato di progetto sia maggiore rispetto allo stato attuale. Ecco, la condizione 2 risulta soddisfatta. Se la condizione 1 non lo è, occorre modificare il progetto e inquadrarlo nell'ambito di un adeguamento facendo un'analisi tridimensionale oppure appunto effettuare delle modifiche tali da rientrare nella riparazione locale. Ecco, andiamo ora ad annullare la modifica che abbiamo fatto nei dati maschi, togliamo l'intonaco armato al secondo maschio e ritorniamo quindi nella situazione di riparazione locale soddisfatta. Ecco, i coefficienti di sicurezza che rappresentano la rigidezza, la forza ultima, la capacità di spostamento e l'energia dissipata allo stato attuale e allo stato di progetto derivano da questa configurazione descritta in dettaglio da queste schede. Questa è la scheda dello stato attuale, dove vediamo per ognuno dei due maschi murari, graficamente possiamo anche vedere bene quali sono il numero 1 e il numero 2, la base, l'altezza di calcolo che dipende dalla luce deformabile, cioè è la luce deformabile in quanto appunto è l'altezza della parete e del masco murario, scusate, tranne la zona rigida, il rapporto H su B che indica la snellezza del pannello, la sua rigidezza e i valori di resistenza a taglio
sia a fessurazione diagonale che a scorrimento, e la pressoflessione complanare in sommità alla base. La forza ultima rappresenta invece il valore di forza del maschio in corrispondenza del quale si ha il tratto plastico che lo conduce poi allo spostamento ultimo. Per vedere in dettaglio i grafici del comportamento dei maschi murari, disattiviamo un attimo lo stato, ecco, vediamo che tutti gli elementi sono qui rappresentati, è possibile anche distinguerli. Se noi andiamo a rappresentare lo stato attuale, possiamo togliere la curva di capacità nel suo insieme, rimangono rappresentati i diagrammi dello stato del comportamento, ecco, del maschio 1 e del maschio 2. Vediamo che si tratta di comportamenti dove la rigidezza subisce un progressivo declino sia per la fessurazione, quindi per la riduzione. Ricordiamo che l'ipotesi è quella appunto di trilineare, chiaramente le cose cambiano usando il comportamento bilineare, e poi anche perché si forma nel caso della pressoflessione una cerniera plastica che non corrisponde però ancora al raggiungimento della plasticizzazione completa. Questo avviene quando c'è l'ultima cerniera. Quando si raggiunge il punto da cui inizia il tratto plastico, si definisce anche il drift del maschio murario, cioè si sa se va considerato un drift a taglio o a pressoflessione. Nei risultati della parete, dello stato attuale, lo vediamo in maniera chiara. Ecco che il taglio sopraggiunge in questo caso ad un valore di forza ultima pari a 118 kN, è stato preceduto dalla formazione di una cerniera in sommità al valore di 80 kN. Poi 144 e 54 sarebbe il valore di pressoflessione alla base. Però i punti fondamentali a questo punto diventano 80 con formazione di cerniera in sommità, 118 e 80 invece con sconnessione a questo punto completa, inizio del tratto plastico, ed è questo infatti il valore della forza ultima. Lo rivediamo a livello del diagramma. Abbiamo anche questo valore interessante a 27,56 che è dovuto al comportamento trilineare. Nel caso della bilineare si vede che questo valore non c'è più in modo evidente, perché abbiamo un unico tratto fino alla prima crisi a flessione. Ecco, quindi questa descrizione è la più dettagliata possibile che possiamo proporre per lo studio del comportamento del maschio murario. Ecco, l'insieme dei due maschi, l'1 e 2, forma la curva di capacità allo stato attuale, che possiamo riattivare, ecco, vedendola nel suo insieme. Possiamo togliere i singoli componenti. Questo è la somma ordinata per ordinata, ascissa per ascissa, dei componenti dello stato attuale, che quindi, lavorando in parallelo, conducono a questa curva di capacità. È la curva di capacità che determina la forza ultima, la vediamo infatti nei risultati in termini di forza ultima, nei risultati in termini di coefficienti di sicurezza. Ma vediamo appunto allo stato attuale 136,18 è la forza ultima, nel diagramma è questo valore che rappresenta appunto il tratto plastico della curva di capacità. La rigidezza, che è data dal rapporto tra forza e spostamento. La rigidezza, come è noto, costituisce uno dei parametri fondamentali per lo svolgimento della verifica di sicurezza nel confronto tra lo stato attuale e lo stato di progetto, ed il valore calcolato riguarda il primo punto della fine del primo tratto elastico. Quindi questa è la vera e propria rigidezza elastica con cui la curva parte inizialmente. Quindi questo è molto importante, perché è proprio la rigidezza di confronto tra le pareti. Mentre la capacità di spostamento è definita dal raggiungimento dello stato limite ultimo. Ecco, una curva analoga si forma allo stato di progetto. Lo stato di progetto stavolta è composto dalla curva del maschio murario 1, dalla curva del maschio murario 2 e dalla curva della cerchiatura, che deriva appunto dall'analisi della cerchiatura. Se vi ricordate, nello schema della cerchiatura stessa avevamo questo diagramma che nell'analisi della parete
confluisce in questa curva di capacità complessiva. Questa è la curva di capacità complessiva che a questo punto viene confrontata con la curva allo stato attuale. Quindi il confronto tra lo stato di progetto, che è questa curva in verde, che ci porta a un certo valore della forza massima, cioè la capacità in termini di resistenza, un certo valore dello spostamento, che è la capacità di spostamento, e un certo valore di rigidezza iniziale, vengono confrontati con i corrispondenti forza ultima, spostamento, rigidezza iniziale della curva allo stato attuale. Ed ecco quindi come si formano questi coefficienti che poi comportano o meno la soddisfazione della verifica di riparazione locale. Ecco, la curva complessiva quindi dà un'informazione molto importante sul comportamento. Possono esserci ulteriori considerazioni nel caso in cui la verifica di riparazione locale non sia soddisfatta. Torniamo quindi al caso in cui anche l'altro maschio dello stato di progetto abbia l'intono armato. Questa curva allo stato di progetto si colora di rosso. Ciò che non è più soddisfatto è la rigidezza, che evidentemente varia. Scusate, ritorniamo un attimo ai dati maschi. Mettiamo anche qui l'intono armato, va confermato prima di togliere il fuoco alla finestra. Questo dato è stato confermato ed abbiamo che la rigidezza appunto cambia in modo troppo importante, e tant'è vero c'è questa variazione di 61,9% superiore al 15%. Tornando al diagramma, allora noi possiamo vedere in un ingrandimento della fase iniziale, un po' difficile diciamo da capire vista che sono piuttosto fitte queste curve, ma che comunque vedete la pendenza rossa rispetto alla pendenza blu è troppo incrementata, e quindi c'è in effetti un parametro che indica che non si può più trattare di riparazione locale. In questo caso abbiamo detto che è possibile qualificare l'intervento come miglioramento a patto che vi siano certe condizioni sulla diciamo di assetto strutturale, sulla rigidità o meno del solaio insite sulla parete, ma anche sulla PGA, la quale PGA si può ricavare studiando l'oscillatore monodimensionale equivalente, che può essere studiato sia per lo stato attuale sia per lo stato di progetto. Togliamo i singoli componenti, ecco, vedete, questo è l'oscillatore monodimensionale equivalente con un'uguaglianza di aree allo stato di progetto, questo accade invece allo stato attuale, sempre con uguaglianza delle aree, e quindi seguendo tutta una lavorazione che viene poi descritta nei risultati. Ecco, se vediamo sia allo stato attuale che allo stato di progetto, tutta questa lavorazione successiva, che è presente soltanto nel caso in cui appunto non sia soddisfatta la riparazione locale, ci dà delle informazioni ulteriori che possono poi autorizzarci o meno a considerare l'intervento come miglioramento. Ecco, ovviamente troverete ogni approfondimento sulla documentazione a corredo di ACM, e altri esempi applicativi che saranno poi illustrati in video appositi vi mostreranno come appunto si può affrontare una serie di casi reali. Fra l'altro voglio ora farvi notare a questo stato di progetto la verifica del vincolamento SharType che viene proposta per la cerchiatura, quindi per il telaio che è stato inserito in corrispondenza dell'apertura, e che permette di verificare se al nodo effettivamente l'ipotesi di SharType può essere praticata. In sostanza viene fatta una differenza fra i momenti che si avrebbero nel caso di nodo libero e nel caso di invece rotazione bloccata, e si guarda se si accerta se questo momento sollecitante può essere contrastato da un momento resistente locale dovuto proprio alla parte di architrave che interseca e va all'interno del maschio murario laterale. In questo caso il controllo viene soddisfatto e quindi il vincolo di tipo SharType è autorizzato, diciamo così, è confermato da quelle che è questa verifica a posteriori. Ecco, questa è la situazione di nodo che qui resta appunto in parte coperta dall'intono armato, ma comunque è il punto dove poi si effettuerà la verifica di vincolamento SharType.
Ecco, per completare la descrizione del funzionamento del software, è una parola appunto sui criteri di stampa, si apre selezionando la stampante nelle icone, una finestra dove è possibile selezionare ciò che vogliamo introdurre in relazione, quindi dati, risultati, introduzione e così via. Si forma una relazione che poi viene mostrata nella finestra apposita della relazione di calcolo, ecco qua, e con tutti i riferimenti normativi e i dati e i risultati relativi al caso esaminato. Ovviamente poi sarà possibile, aprendo questo file, inserire a corredo le diverse immagini con un semplice copia e incolla. Ad esempio, se qui noi facciamo una copia degli appunti, poi è evidente che questa potrà essere incollata dove vogliamo, per esempio prima dei dati di progetto, e così via. Quindi conviene farlo direttamente poi in un file per Word, oppure si può salvare. Ecco, qui si salva la relazione con nome, quindi relazione 21 novembre 2017, e questa poi diventerà un file che possiamo utilizzare per la documentazione complessiva del nostro progetto. Bene, vi sono molti altri aspetti su cui potremmo approfondire ACM, va comunque detto che la documentazione scritta della manualistica permetterà di conoscere anche in maniera più dettagliata i singoli comandi. Comunque, fondamentalmente vogliamo chiarire, insomma, vogliamo chiarire appunto questo aspetto che ora vi dico, cioè che anche l'analisi della semplice realizzazione di un'apertura con il posizionamento di un telaio all'interno di una parete può essere un'analisi delicata che deve essere affrontata con le conoscenze adeguate e con un programma come ACM, appunto, che permette di praticare una serie di ipotesi e quindi poi anche in questo modo mettere a punto il miglior progetto che si ritenga per il caso da studiare. Bene, io vi ringrazio per l'attenzione, vi saluto e do appuntamento ai prossimi video che saranno curati dai colleghi della EDES che illustreranno alcuni esempi specifici applicativi. Grazie per la vostra attenzione e arrivederci a presto.